progetto era quello di sviluppare una predictive maintenance tramite IoT e per fare questo abbiamo usato due ventole, una che era in un buono stato, un'altra invece che era rotta e abbiamo usato anche un motore e abbiamo cercato di prevedere quando sarebbe stato il momento per la manutenzione in entrambi i casi. Noi siamo convinti che la formazione sia una cosa che va fatta sul campo, mettendo le mani sulle macchine e sulle attrezzature e a livello anche di alternanza scuola-lavoro il nostro interesse è quello di far sì che gli studenti si contaminino. Essere tutor dopo l'esperienza da studente dell'anno scorso è sicuramente interessante perché comprendi le difficoltà che hai imparato l'anno scorso e quindi riesci a indirizzare gli studenti verso una strada migliore e anche in un modo in cui possano comprendere meglio. Credo che questo sia veramente un esempio di una scuola moderna, di una scuola che consente agli studenti e alle studentesse di costruirsi un futuro che io mi auguro sia un futuro di qualità di vita migliore dell'attuale.